Oggi siamo con la mia nuova MT-07 Hooligan 3.0, che di 3.0 ancora poco, ma resterà originale per non molto tempo. In questo video farò qualcosa di veramente molto particolare, perché andrò a prendere una ragazza. Avete proprio capito, una ragazza, ma non è una ragazza normalissima, perché è brasiliana. Eh sì ragazzi, al vostro amico piacciono le latine. Questa ragazza brasiliana l'ho conosciuta online, è un bel caratterino. Oggi andiamo a farci un giretto con il Sunset, con la motina nuova, perché siamo in rodaggio e dobbiamo fare un po' di chilometri. Devo montarci lo scarico perché così non si sente niente. Mancano le parti in carbonio, i pezzi di plastica veramente non li posso vedere. Però andiamo a prendere questa ragazza ragazzi. Andiamo a prendere questa ragazza ragazzi, vabbè, incredibile. Da raga, qua San Mauro il giocatore di Torino sta diventando l'idolo della popolazione. A parte gli scherzi, non è vero, non mi caga nessuno. Prima volta in centro per la nuova MT. Ah, sta già un po' le San Pietrini adesso. Sei pronta? Questa è Piazza Vittorio. Wow! È sempre bellissima Torino, c'è da dire. Oh, la tua prima ventola! Che bello! Piccina, vai, raffredda. Grande emozione uguale a salire su questa moto ogni volta, veramente. Cosa avrei fatto io se non fosse esistita questa moto? Posso girare di qua? In teoria. No, ragazzi, non si spegne più la ventola. Lei in mezzo alla strada, tranquilla. Ma che cazzo vuoi? Mi guarda pure male. Eri tu in mezzo alla strada, zia. 14 minuti ancora, ma dove abita questa? Non abitava in centro. Io 14 minuti vado a Milano con l'R1. Beh, comunque è anche un girettino che vi state facendo così per Torino centro, no? Se non conosceste la città, questo è Torino. Sono curioso di sapere se la brasiliana è come tutte le altre donne che ti fanno aspettare. Però io penso già di sapere la risposta. Secondo me sì, perché può essere di qualsiasi nazionalità, ragazzi, ma le donne non saranno mai puntuali, mai. Women. Io devo girare di qua. Devo girare di qua. Devo girare di qua, vai. Poi, cioè, io non sto capendo. Oggi tipo sta piovendo. Raga, io mi merito insulti. Cioè, voi non potete proprio credere nulla. Io ho dimenticato il casco. Ma stai scherzando? Il casco? Voi non vi siete chiesti dove avevo il casco per portare questa ragazza? Adesso, meno male che ho chiamato un mio amico. Sto andando a prenderlo, 8 minuti sono da lui, torno indietro. E sta pure piovendo. No, io, ragazzi, cioè, più sfigato di me per gli appuntamenti non c'è nessuno. Speriamo che sia solo una nuvola passeggera, dai. Scendendo, ok, ti aspetto sotto. E comunque questa è l'R7 del mio amichetto il ragazzo di Mirtilli, che è lui che mi sta salvando tra l'altro. Frate, prendi il numero, frate. Cazzo me ne frega, fra, un appuntamento. Chiaro. Fra, è la 07. Ma non è la tua? Sì. Ma nuova. 2024. Casco preso e mo si va. Tra l'altro sto pure registrando un video dove vado a prendere la tipa brasiliana. Ah, fa freddo. Piovuto forte, eh? Figa? Sembra che abbia smesso di piovere. Tutto bene? Che bella! This? What is? What you think? I don't know. Spritz. Ah, Sprite? Spritz. Yeah. Why? Ospedale! Perfect. What? After. Oh, yes. One for you. For me? Yeah. And I have this for you. Thank you. Do you need that? Allora. You see my jacket? For me? No, why? Vabbè, you fit for me. Maybe. Oh, nice. C'è la cosa giaguarata. Oh my god, io ero jaguar. The cap is good for you. Yeah, the Sykes. Why not? Oh, I don't know. For me, everything. I am a simple, I say for you. I know. What do you think of this motorcycle? I love it. You love it? Vaffanculo. Vaffanculo, amiga. It's funny because yesterday I think you stay with one real bike, not one motorcycle. Guardate che bello che è. Un po' tipo il tramonto inoltrato, tutte le valli. I laghi dovrebbero essere, se non sbaglio. Ovviamente raga, posso non beccare la polizia? I miei amici mi seguono ovunque. Vuoi che non mi vengano a seguire anche al mio appuntamento?
Sai che non posso sorpassarli così. E niente, facciamoci tutto il tunnel così. Stay together. Yeah. Appuntamento con la polizia. Quasi quasi ti invito a mangiare anche con noi. Ci facciamo un bel Mac con la polizia. Siamo arrivati alla chiesetta. Questo è il posticino magico qua che c'è la Vigliana, bellissimo. Va che bello. Mamma mia. I am bad Micheline. Yeah.